lo stesso palazzo di Santa Vista posto sugli Atrei, mentre Bruno di Porto entrò nel monastero carmelitano di Sant'Egidio. Molti assistettero impotenti alla lezione. Racconta un impiegato del Ministero della Giustizia che alle 8 si recava in ufficio a Lungotevere Cerici. Viene verso di me una donna sgomenta e piangente, traendosi per la mano una bambina di forse 5 anni. Ci salvi signori, implora la poveretta. I tedeschi portano via tutto. Hanno preso due mariti e due figli. Da un profumo di divertimento, alcune donne con bambini sono sospinte in maniere piuttosto brusche verso la strada. I bambini piangono. Si offrono invocazioni a una straziante divinità. Coloro che vengono insati sui camion in partenza gridano la raccomandazione di quelli che sono tornati a me. E cada volta verranno caricati sul camion successivo. Ci fu sgomento e molta impotenza. La narrazione del dolore ci raggiunge ancora oggi, dopo 68 anni, dalla sosta al collegio militare. Al terribile viaggio nel 18 carri e bestiame del treno che deportò 1022 ebrei ad Auschwitz. 6 giorni e 6 notti per giungere sul tetto del Baratro per campo di concentramento. Ma noi siamo qui, insieme, sapendo che nelle pieghe di questa storia di straordinario male, di assurdo male, è nascosta anche la narrazione del bene. Quanti non si sono piegati alla vittoria della morte e hanno difeso la vita e l'umanità, quanti hanno soccorso e salvato. Siamo qui insieme perché vorremmo che in ciascuno di noi si possa trovare, si possa nascondere la stessa passione, perché questa forza si riveli anche nel più giovane. Dobbiamo essere vulnerabili al dolore degli altri.